Sin dalla nascita della civiltà, eserciti, governi e potenti dittatori lottano per conquistare e mantenere il controllo su nemici e loro simili. Droga e ipnosi possono alterare mente e cervello, ma le tecniche per esercitare il controllo sono infinite. Nel 1953, uno degli scienziati della CIA è stato sottoposto a un esperimento con l'LSD. Si è poi suicidato buttandosi dal 10° piano. Queste tecniche potrebbero essere usate contro te e i tuoi cari? Potrebbero sovvertire la scienza per creare nuovi e spaventosi metodi di controllo del comportamento? I segreti sul controllo della mente sono svelati. E se la storia che avete studiato a scuola fosse basata su delle menzogne? È possibile che il governo degli Stati Uniti sia controllato da una società segreta? Benvenuti nel mondo dei complotti, dove le coperture, le macchinazioni e i progetti segreti conducono sempre alla stessa fonte. Vi riveleremo il contenuto dei dossier riservati che il governo americano vuole tenerci nascosti. Giugno 1968, Los Angeles, California. 5 anni dopo il brutale assassinio del presidente John Fitzgerald Kennedy, suo fratello Robert è in lizza per la presidenza. My thanks to all of you, and now on to Chicago, and let's win there. Pregano i medici in sala di non uscire. Dopo il suo discorso all'Ambassador Hotel, Siran gli sparò a distanza ravvicinata. Nei giorni che seguirono l'omicidio di Robert Kennedy, l'assassino sostenne di non ricordare l'accaduto. Non ricordo molto di quello che è successo dopo. Cosa non ricorda? Non ricordo nulla. Siran sosteneva di non ricordare. Era stato quindi drogato o era in stato di ipnosi profonda? E per conto di chi? E che cosa ricorda? Oltre al soffocamento e alla confusione, non ricordo altro. Anche dopo essersi risvegliato dall'ipnosi, Siran non ricordava niente dell'omicidio, come se qualcosa potesse bloccare la sua memoria. E se una società o un governo nemico potessero fabbricare burattini, ovvero persone che rispondono solo agli ordini impiantati nella loro mente e ai quali obbediscono anche dopo anni o decenni? Alcuni teorizzano che le azioni di Siran fossero dettate da questo. Un Manchurian Candidate è un uomo a cui hanno fatto il lavaggio del cervello e che è programmato per compiere azioni spesso senza esserne cosciente. Può essere inviato a svolgere una missione e poi subire una specie di amnesia. Si tratta solo di fantasia? I testimoni affermano che il capo delle operazioni di guerra psicologica della CIA, George Ioannidis, era presente quella notte all'Ambassador. Alcuni teorici del complotto credevano che fosse controllato dalla CIA. Per parlare di controllo sulla mente umana, dobbiamo tornare agli antichi Egizi e al cosiddetto Libro dei Morti. Il libro tratta l'uso di droghe, di pozioni e di incantesimi, ma parla anche di ipnosi o di stati simili all'ipnosi per controllare la mente umana. 4.000 anni dopo, un testo medievale, il Malleus Maleficarum o Martello delle Streghe, venne usato come manuale da parte degli inquisitori. Migliaia di persone vennero bruciate vive a causa di questo libro. Serviva per ottenere false confessioni di stregoneria e condannare a morte. L'influenza di questo antico testo è rintracciabile in Germania nel lavoro di un medico del XVIII secolo, Franz Mesmer. Mesmer era un brillante scienziato e fisico interessato alla guarigione. Sviluppò la teoria del magnetismo animale, la quale sostiene che l'energia di un corpo può essere manipolata per scopi curativi.
1776. Palazzo di Luigi XIV. Mesmer convinse i membri della corte che sarebbero stati colpiti da convulsioni se avessero toccato una botte di limatura di ferro. Quando molti esponenti della corte si piegarono su se stessi, Mesmer provò per primo l'esistenza del potere della suggestione. Il re e i suoi consiglieri capirono quanto fossero pericolosi Mesmer e le sue idee e in pratica lo mandarono via. Oggi è noto per la sua infamia. Dossier segreto. Il controllo nazista della mente. Negli anni 40 il mondo è in guerra. Adolf Hitler e i nazisti si basano sul lavoro di Mesmer per creare una razza dominante e ottenere il dominio mondiale. Ignari prigionieri assumono droghe che alterano la mente per testare la resistenza umana. I nazisti volevano creare il soldato perfetto e controllare i loro nemici. Combinando insieme ipnosi e allucinogeni come mescalina ed LSD, i nazisti cercano di controllare completamente la volontà dei loro soldati. Per le loro ricerche, i nazisti usavano dosi massicce. L'overdose da mescalina è un viaggio all'inferno. Le convulsioni sono associate a uno stato di alterazione, un vero orrore. Fortunatamente, Hitler è sconfitto prima di creare il suo esercito di assassini lobotomizzati. Durante il processo di Norimberga, dopo la guerra, vengono alla luce gli esperimenti nazisti di controllo della mente. L'America deve ben presto fronteggiare la Russia nella Guerra Fredda e usa gli stessi scienziati. Dossier segreto. L'operazione Paperclip. L'operazione Paperclip fu creata per far sì che gli scienziati nazisti condividessero le loro conoscenze con gli Stati Uniti in cambio della completa immunità e di un nuovo lavoro. Grazie ai nuovi incarichi, vennero spediti a lavorare per diversi uffici di intelligence militare. Negli anni che seguono la guerra, centinaia di ex nazisti ottengono la cittadinanza americana in cambio delle loro competenze. Perché questo? Per controllare ciò che stavano elaborando i nazisti. Non pensiamo che il nostro governo faccia queste cose, ma tutti vogliono comandare, soprattutto se minacciati. Già nel 1947 la Marina utilizza le ricerche naziste sul controllo della mente. Il loro obiettivo è il controllo completo della psiche umana. Il nome in codice è Progetto Chatter. Il progetto Chatter era un'operazione della Marina finalizzata a sviluppare un siero della verità da usare sui funzionari dell'intelligence catturati. L'idea era quella di somministrarlo in grandi quantità per svelare segreti, ma il siero non funzionava bene. False confessioni, disinformazione, confusione, avvenne di tutto. Il progetto Chatter cessa di esistere 2 anni dopo, ma un programma più insidioso prende il suo posto. Dossier segreto. MK Ultra. Nel 1953, l'allora direttore della CIA, Allen Dulles, dichiara che è nata una nuova epoca della guerra psicologica. Da lui denominata la battaglia per la mente degli uomini. L'arma principale dello scontro è il progetto MK Ultra. MK Ultra era il tentativo della CIA di sperimentare il controllo della mente. Il progetto include 149 diversi tipi di esperimenti volti a testare i limiti del cervello. Ad alcuni diedero l'LSD per 174 giorni di seguito, solo per capire l'effetto. Un altro esperimento inseriva una flebo nel braccio destro e una nel sinistro. Nel braccio destro iniettavano barbiturici e nel sinistro anfetamine e osservavano che cosa succedeva. Un soldato, esperto di armi biologiche di nome Frank Olson, ha un esaurimento nervoso dopo aver ingerito una dose massiccia di LSD e finisce per cadere o saltare dal 10° piano di un palazzo.
Il governo degli Stati Uniti non ammise mai di esserne responsabile per motivi di sicurezza. Regolarono i conti direttamente con la moglie di Frank Olson e i termini dell'accordo non furono mai rivelati. Alla fine degli anni 70, le voci sull'esistenza dell'MK Ultra non possono più essere ignorate, nonostante gli sforzi del governo. La CIA cercò di cancellare le prove e distrusse la maggior parte dei documenti. Si salvarono circa 20.000 pagine perché etichettate negli archivi come informazioni finanziarie e vennero rese pubbliche negli anni 70 durante un'udienza congressuale nella quale emersero notizie sul MK Ultra. I testimoni che affermano di essere stati vittime degli esperimenti della CIA rivelano le tecniche usate su di loro. E poi la droga iniziò a fare effetto rapidamente, visto che si trattava di una flebo e tutto diventò molto confuso e spaventoso. Altri metodi includono scosse elettriche, allucinogeni, deprivazioni sensoriali e ipnosi. L'obiettivo dell'MK Ultra è incrementare il recupero di informazioni dai soldati nemici catturati. Le vittime inconsapevoli dei loro esperimenti sono studenti, soldati, prigionieri e anche la moglie di un membro del Parlamento canadese. Nessuno mi dava spiegazioni, nessuno mi chiedeva se ero d'accordo. A detta del governo americano, l'MK Ultra ha smesso di esistere negli anni 70. Ma se gli effetti dovessero ancora farsi sentire? Non sappiamo quante altre vittime ci siano in giro e quante di loro siano delle bombe a orologeria in attesa di un evento psichico che le farà esplodere. Tra poco, il controllo della mente è diventato molto più semplice con le nuove tecnologie. Tecnologie che sono già tra di noi. Le onde radio hanno una frequenza molto simile a quella delle onde cerebrali, il che desta molti sospetti. Il viaggio nel mistero non finisce qui, nostro viaggio nel mondo dei complotti. Droghe, ipnosi e terapie comportamentali sono state usate per controllare il cervello umano. Ma per alcuni scienziati, questi non sono gli unici metodi. Negli anni 60, la ricerca medica puntava a controllare la mente degli animali posizionando un elettrodo nel cervello per capire se era possibile alterare movimenti e comportamento. E scoprirono di poterlo fare. L'elettrodo ha impedito al toro di attaccare il torero. E questa tecnologia esiste da decenni, immaginiamo oggi. Topi telecomandati, caschi per il monitoraggio. Le tecnologie del XXI secolo che interagiscono con la nostra mente superano l'immaginazione. E i nuovi metodi sono molto vicini a noi, travestiti da strumenti per la sicurezza. Per ordine del capo della polizia di Pittsburgh, dichiaro illegale la presente assemblea. Vengono usati per controllare le folle e si chiamano dispositivi acustici a lungo raggio. Ma con loro la tecnologia sul controllo della mente entra nelle nostre case. La polizia utilizza dispositivi acustici a lungo raggio. Emettono onde ad alta frequenza che sono fisicamente sgradevoli e fanno disperdere le folle. L'esercito sta sperimentando armi non letali. Una di queste armi sfrutta il suono per innescare delle reazioni fisiologiche. Quali effetti causano sul fisico umano? Provocano tumori oppure emorragie? Non conosciamo gli effetti a lungo termine di queste armi. L'utilizzo che se ne fa è positivo quando è nelle mani giuste, ma sappiamo che possono essere usate in altri modi. E se il suono di queste onde, raggiungendo i 150 decibel, riesce a entrarci in testa, che cos'altro può farlo? E se lo diffondessero su tutto il globo?
spaventa il fatto che possano utilizzare le nuove tecnologie senza che nessuno lo sappia. In tutto il mondo, i ripetitori emettono livelli di energia che superano quelli necessari ai cellulari. Ma ripetitori isolati non sono nulla a confronto di un'altra controversia. Dossier segreto. HARP. Costruito nel 1993, il progetto attivo aurorale di ricerca ad alta frequenza, o HARP, si trova a Gakona, Alaska. Secondo il governo americano, HARP è solo un centro di ricerca sul tempo atmosferico. Per i più scettici, è uno dei più grandi segreti dell'esercito americano. Molti sostengono che l'impianto sia in grado di alterare pensieri e anche azioni. HARP sarebbe una delle misteriose armi per il controllo della mente? HARP è in grado di inviare onde nella ionosfera per poi farle tornare sulla Terra. Le onde sonore che vengono trasmesse hanno gli stessi livelli di frequenza delle onde cerebrali. È possibile che HARP venga usato per controllare un gran numero di cervelli umani, ovvero per controllare le menti di intere popolazioni. Alcuni esperti pensano che questa installazione sia colpevole di diversi fenomeni inspiegabili. Stermini di uccelli, balene spiaggiate e condizioni climatiche estreme. Alcune minacce possono essere di dimensioni globali. Ma la minaccia più grande potrebbe essere la più piccola. Potresti essere tu la prossima vittima di un impianto grande come un chicco di riso. La tecnologia RFID è stata creata per tracciare animali domestici e da fattoria. Un chip nell'orecchio dell'animale trasmette la sua identità a un lettore. I ricercatori sperimentano i chip RFID sull'uomo da decenni. E non ci vuole molto a immaginare il giorno in cui riusciranno a fornire informazioni e indicazioni a chi li possiede, chi lo voglia o meno. Questi chip esistono, ma non sappiamo in che modo potranno essere utilizzati. L'idea che la mente possa essere controllata da un piccolo microchip può suonare improbabile, o forse sei già stato manipolato. Noi sveliamo complotti segreti. Sono stati accusati di quasi ogni brutalità storica. Le crociate, la Grande Depressione, l'11 settembre. Sono il nuovo ordine mondiale. E alcuni sostengono che abbiano un obiettivo: controllare l'intera razza umana. Ci sono molte dicerie sul nuovo ordine mondiale. Si parla di un potente gruppo di capi di governo e leader finanziari che vogliono controllare il mondo per un ritorno economico e di sicurezza. I segni del loro operato si dice siano dappertutto. Nei soldi, sui monumenti. Ma cos'è il nuovo ordine mondiale? Si pensa che l'ordine massonico stia cercando di controllare il mondo da secoli. Anche la società segreta degli Illuminati vuole monopolizzare. Il gruppo Bilderberg è una famosa conferenza di leader mondiali. Si presume che il loro piano comprenda di tutto. Il caos globale, lo spopolamento e la legge marziale. Il nuovo ordine mondiale può governare il pianeta? Dichiaro illegale la presente assemblea. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. Oggi l'oscuro mistero dietro il nuovo ordine mondiale vi verrà rivelato. E se la storia che avete studiato a scuola fosse basata su delle menzogne? È possibile che il governo degli Stati Uniti sia controllato da una società segreta? Benvenuti nel mondo dei complotti, dove le coperture, le macchinazioni e i progetti segreti conducono sempre alla stessa fonte,
Vi riveleremo il contenuto dei dossier riservati che il governo americano vuole tenerci nascosti. Nel 1776 le colonie americane sono in guerra con l'Inghilterra, il paese più potente al mondo. Un gruppo disordinato di coloni, guidato dal generale George Washington, combatte per l'indipendenza. Il caos è all'ordine del giorno. C'erano grandi personalità quando fu fondata la nazione. George Washington, il nostro primo presidente, era infatti un massone. Dopo la sconfitta dei potenti inglesi, nascono gli Stati Uniti d'America. Anche se la nuova Costituzione prevede l'uguaglianza per tutti, George Washington e i fratelli massoni sono i primi a vivere nella segretezza. Quando venne posata la pietra dell'edificio d'eccellenza, George Washington era presente in abito massonico e c'era anche l'influenza massonica, ma quanto fosse forte non è dato sapere. È possibile che i padri fondatori volessero gettare le basi per un nuovo ordine mondiale? I simboli della nazione indicano un complotto di proporzioni colossali. Il punto era che se ne parlava già da un po'. La nuova nazione adotta lo stemma degli Stati Uniti nel 1782. Suggella il trattato che mette fine alla rivoluzione americana e ogni altro accordo internazionale successivo. Ed è carico di segreti, alcuni dicono di immagini occulte. La classica stella a cinque punte, conosciuta anche come pentacolo, è il simbolo massonico denominato stella fiammeggiante e può avere vari significati legati al nostro passato. E questo è solo un lato dello stemma. L'occhio della provvidenza è stato il simbolo della cultura massonica per centinaia di anni. Quando troviamo scritte come questa, che riporta Novus Ordo Seclorum, l'arrivo di nuove ere, dobbiamo chiederci se non si intenda l'arrivo del nuovo ordine mondiale. La Statua della Libertà, l'occhio della provvidenza sul retro della banconota da un dollaro, sono riferimenti simbolici comuni nella cultura americana e non c'è bisogno di andare a cercarli, sono dappertutto. Mentre la nuova nazione attraversa le prime difficoltà, i ricchi si arricchiscono ancora di più. Ma per realizzare il piano del nuovo ordine mondiale c'è bisogno di aiuti esterni. Inghilterra, fine 800. La rivoluzione industriale crea una nuova generazione di Robert Baron e di capitani d'industria. Entrambi bramosi di un pezzo del nuovo ordine mondiale. Un massone di nome Cecil J. Rhodes lascia il lusso inglese alla volta dell'Africa. Lì fonda la società mineraria De Beers, che ben presto controlla il 90% del mercato mondiale dei diamanti. Cecil Rhodes diventò ricco per le miniere di diamanti, ma in Africa non veniva visto come un grande letterato e fondatore della Rhodes Scholarship. Era solo un oppressore. Rhodes è anche un grande sostenitore dell'espansione dell'impero britannico. Predice che un giorno gli Stati Uniti, l'Inghilterra e la Germania avrebbero governato il mondo. A partire da Cecil Rhodes, gli inglesi iniziarono a pensare all'idea di una società interna che potesse occuparsi di politica e dare una spinta. Nel XX secolo, il nuovo ordine mondiale sta crescendo e l'America si sta sviluppando economicamente e militarmente. John D. Rockefeller fu il primo miliardario della storia e fece interessanti donazioni sotto forma di terreni destinate unicamente alle Nazioni Unite. Cosa avrebbe ricevuto in cambio John D. Rockefeller? La vittoria sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale annuncia l'inizio del secolo americano. Il peso del potere mondiale si sposta.
Adesso è il nuovo mondo a dare ordini? Se le teorie sono vere, una misteriosa coalizione di uomini potenti, banchieri internazionali e società segrete sono i veri padroni della Terra. Sono conosciuti come Nuovo Ordine Mondiale e si dice che abbiano un piano in 4 punti per governare il mondo. Primo punto, controllare la ricchezza. Queste società segrete si sono espanse perché molti banchieri si sono riuniti. 1913, Washington. Il presidente Wilson firma una legge che istituisce la nascita della Fed. Nonostante il nome, la Federal Reserve è un'istituzione privata che controlla la creazione della valuta negli Stati Uniti. E sulla base dell'economia americana va anche il mondo. Se ci pensiamo bene, Woodrow Wilson ha fatto la scelta consapevole di creare la Federal Reserve e quindi di dare il potere del tesoro americano a una società privata. Era terrorizzato quando capì che aveva dato più potere ai banchieri che ai funzionari eletti. Secondo punto, scatenare conflitti. La guerra è un business. Ci sono molte aziende che ci guadagnano e traggono parecchi benefici dai paesi in guerra. Purtroppo è la dura realtà. E come fanno? Fabbricando armi e bombe e tecnologie che vengono sfruttate in quel modo. Per loro è un bene e non è un segreto per nessuno. Dalla guerra in Vietnam all'invasione dell'Iraq, gli Stati Uniti e i loro alleati hanno alle spalle interventi che non sono molto chiari. La cosa triste dell'11 settembre è che il terrorismo ha vinto, ovvero l'impatto è stato forte. Il Patriot Act è un documento spaventoso. Abbiamo meno libertà, cellulari sotto controllo, persone interrogate senza motivo, la violazione di domicilio è legale. In ogni azione militare ci sono vittime. E alcuni affermano che questo è proprio l'obiettivo del terzo punto del nuovo ordine mondiale. Cominciare lo spopolamento. Quando la popolazione raggiungerà un certo numero, sarà davvero insostenibile e purtroppo ci arriveremo molto presto. Il pianeta Terra del XXI secolo è un posto pericoloso. Pandemie letali, minacce di guerre nucleari e biologiche. Ad oggi 8 paesi hanno ammesso di possedere armi nucleari, ma non sappiamo se ce ne siano anche altri. Terrorismo internazionale. Il nuovo ordine mondiale è la causa dei problemi che affliggono il genere umano? O questo ristretto gruppo di potere resta seduto e osserva soltanto? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Si tratta di una teoria complottista, di una forza che controlla la società. Se le vittime continuassero ad aumentare, il prossimo futuro potrebbe essere molto buio. Un mondo dove cibo e acqua scarseggerebbero. Un mondo dove la società crollerebbe del tutto. Un mondo che ci porta direttamente all'ultimo punto del piano del nuovo ordine mondiale. Promulgare la legge marziale. La legge marziale implica che le misure costituzionali dei governi vengano sospese e che l'esercito sostituisca le leggi del governo precedente con leggi interne. Gli Stati Uniti assistono all'imposizione della legge marziale per diverse volte. L'ultima legge marziale viene dichiarata durante la lotta per i diritti civili. La legge marziale impone che l'esercito prenda il controllo della società. Ci sarebbero truppe e carri armati per le strade che delineerebbero le nostre giornate, fino al ritorno all'ordine. Tra poco, se i teorici del complotto avessero ragione e il nuovo ordine mondiale controllasse già l'esercito e la liquidità monetaria, avrebbero bisogno di un comando centrale? Alcuni dicono che ne abbiano già costruito uno, proprio sotto il nostro naso. Il viaggio nel mistero non finisce.
Da secoli, alcuni sostengono che il nuovo ordine mondiale manipoli le masse per colpire la supremazia globale. E potrebbero aver già costruito le loro sedi. Dossier segreto. L'aeroporto internazionale di Denver. L'aeroporto internazionale di Denver, in Colorado, si trova a 40 km dalla città. È il più grande aeroporto degli Stati Uniti e il secondo più grande del mondo. Il sistema di alimentazione distribuisce più di 4.000 litri di carburante per aerei al minuto e può contenerne più di 12 milioni di litri di scorta. Alcuni dicono che la statua minacciosa all'esterno dell'aeroporto rappresenti il cavallo pallido della morte del libro della Rivelazione. E questo è solo uno degli strani simboli dell'aeroporto. L'emblema della massoneria, ovvero squadra e compasso, si trova su un'iscrizione in marmo. I murales dipinti nell'aeroporto raffigurano un mondo nel panico. Foreste in fiamme, bambini nelle bare. Che tipo di messaggio vogliono trasmettere queste immagini? I murales all'aeroporto internazionale di Denver stanno sollevando molte questioni. Ce n'è uno che raffigura un personaggio simile a Hitler e nel disegno sono raffigurate persone che soffrono a causa sua. Richiama alla mente una scena dell'Olocausto. Ufficialmente, queste immagini raffigurano i versi di una poesia. Ma altri danno una spiegazione più oscura. Il dipinto di una bambina che tiene in mano la Bibbia, dei fiori e un orologio, non vuole forse rappresentare la fine dei giorni? Ci sono molte teorie al riguardo. Da una parte ci sono i murales, ma dall'altra c'è una cosa più emozionante. Cosa c'è sotto l'aeroporto? ...80 milioni di metri cubi di terra rimossi. 45 chilometri di condutture. 150 chilometri di fibre ottiche. 8 edifici sepolti dopo la costruzione. E un presunto sistema di gallerie che non è usato dai servizi navetta interni. È la strumentazione tipica di un semplice aeroporto? Nessuno sa cosa c'è sotto. E i murales indicano l'esistenza di grotte che alcuni teorici del complotto dicono essere quelle che si nascondono proprio sotto l'aeroporto. Là dentro dovrebbero esserci strutture sotterranee pronte a ospitare i membri del nuovo ordine mondiale quando, teoricamente, arriverà l'Armageddon. L'aeroporto internazionale di Denver ospita una sede sotterranea del nuovo ordine mondiale? L'ex ingegnere Philip Schneider credeva di sì e trattò spesso l'argomento. Sì, in Colorado ci sono 4 basi sotterranee e una si trova nell'aeroporto di Denver. Ecco perché i vostri bagagli vengono sbarriti. Ci sono 8 piani sotto l'asfalto dell'aeroporto. È stato Phil Schneider a parlare di complotto globale e del piano segreto del nuovo ordine mondiale di creare delle sedi sotterranee. Io sono la minaccia diretta all'intero sistema. Il nuovo ordine mondiale e il programma alieno vogliono 2 cose: il potere e la decimazione della popolazione di questo pianeta. ...17 gennaio 1996. Phil Schneider viene trovato morto nel suo appartamento, strangolato da un catetere. La polizia locale chiude il caso come suicidio. Ci sono altri come lui che sono stati zittiti da un governo oscuro? Se sì, anche le nostre vite sono in pericolo? Molti sostengono che se esiste un nuovo ordine mondiale, è composto dai membri delle più famose società segrete globali. Ma chi sono queste oscure personalità? 14 presidenti americani sono stati membri della massoneria.
come anche la metà degli uomini che hanno firmato la dichiarazione di indipendenza. Nelle elezioni del 2004, entrambi i candidati alla presidenza degli Stati Uniti erano membri dell'associazione Skull and Bones dell'Università di Yale. Il gruppo Bilderberg è un incontro annuale per inviti dell'elite mondiale e dei più grandi esponenti politici. Alcuni dicono siano solo esperti, i detrattori li accusano di compiere nefandezze. Massoneria, Skull and Bones, gruppo Bilderberg. Tre diverse strette di mano segrete. Un solo nuovo ordine mondiale. Noi sveliamo complotti segreti.